Andare oltre i propri limiti, e questo è lo slogan del Teramo che si avvicina al derby tutto abruzzese con il Pescara di domani pomeriggio alle 17:30. La sfida, almeno sulla carta, vede i biancazzurri nettamente favoriti con un allenatore e un organico di grandissimo livello, come spiega Federico Guidi nella conferenza stampa di presentazione. Sì, sappiamo di affrontare una squadra costruita per il vertice della classifica, una squadra ricca di talento, di qualità, di esperienza, un allenatore ipernavigato che è un punto di riferimento per noi più giovani, ha vinto tantissimi campionati, quindi insomma sappiamo che la partita è estremamente complicata e difficile, ma non per questo ci dobbiamo precludere la possibilità di fare un risultato positivo, anzi c'è massimo rispetto, ma anche la volontà di dare qualcosa in più per cercare di arrivare velocemente a quello che è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, e quindi passa anche attraverso la partita di domani contro il Pescara. Siamo consapevoli che dobbiamo andare anche oltre i nostri limiti e cercare di dare ognuno di noi più del massimo, perché una partita non al massimo del nostro livello, è chiaro che molto probabilmente usciremo sconfitti, visto la qualità che sta esprimendo nell'ultimo periodo il Pescara. Non ci sarà quasi certamente Azio Osmanović a destra, non ci sarà con ogni probabilità anche Pinto, solo tre elementi in difesa a disposizione per Guidi, che ammette di aver provato in questi giorni anche la difesa a 4. Abbiamo lavorato anche la difesa a 4, ma è chiaro, perché avendo tre giocatori, diciamo, poi Pinto vediamo domani, ma è difficilissimo che, insomma, per non correre i rischi, che possa essere tra i titolari. Avendo tre giocatori soli, è chiaro che nel momento in cui dovesse succedere qualcosa dobbiamo essere pronti anche a cambiare. Fare la partita, ma soprattutto limitare i tanti talenti del Pescara, soprattutto in fase avanzata. Così il tecnico biancorosso disegna i 90 minuti di domani. Portarsi in casa giocatori del calibro di Rauti, D'Ursi, Cernigoi, Ferrari, Clemenza, insomma Pompetti, insomma, sono talmente tanti quelli che ti possono far male in mille maniere, perché possono farti male sulle palle inattive perché hanno abilità nel calciare e giocatori abili nel gioco aereo, sanno fraseggiare nello stretto, hanno tiro da fuori, hanno velocità, quindi portarseli in casa è chiaro che poi alla lunga, secondo me, diventerebbe difficile tenere una partita inchiodata pensando solamente a fare una cosa sola. Replicare fermo, replicare la partita di martedì, almeno dal punto di vista dell'intensità mentale e fisica. Questo è l'unico obiettivo che si dà il diavolo per la sfida di domani pomeriggio. Noi vogliamo farlo e anche i ragazzi hanno reagito alla non prestazione da questo punto di vista che avevamo non fatto contro il Montevarchi. È chiaro che quella è la strada giusta, quell'applicazione, quella determinazione, quella concentrazione che abbiamo visto contro la Formana, noi la vogliamo riproporre in ogni singola partita. A volte ci riusciamo, a volte no. Domani sarà determinante perché, ripeto, affrontiamo una squadra in grande salute e di grande qualità,